Ciao a tutti ragazzi, oggi faremo Un giorno mi dirai degli Stadio, la bellissima canzone che ha vinto il Festival di Sanremo appunto quest'anno. Allora, in questo tutorial avremo sia accordi che power chord, quindi generalmente dovrete districarvi, ma in realtà gli accordi appunto sono sempre gli stessi, cambiano appunto solo la modalità nella quale li facciamo. Se volete semplicemente suonarla potete seguire appunto i semplici accordi, anche perché si ripetono per tutta la canzone. Allora, partiamo dall'inizio. Abbiamo il primo accordo che è il Mi maggiore, che si fa premendo con l'indice il primo tasto della terza corda e le altre due dita premono il secondo tasto di quarta e quinta corda. Il secondo accordo è un Do diesis minore, che si fa mettendo l'indice da barré qui nel quarto tasto della nostra tastiera e le altre dita fanno un La minore, quindi premiamo con il medio il quinto tasto della seconda corda e le altre due dita il sesto tasto di terza e quarta corda. Dopodiché abbiamo un La maggiore, che si fa premendo il secondo tasto di seconda, terza e quarta corda. E dopodiché nuovamente torniamo al Mi maggiore. La pennata è questa. Allora, c'è da dire che nella prima strofa abbiamo una particolarità, nel senso che andremo a trovare questa sequenza di accordi due volte, però in realtà nelle altre due strofe, Mi, Do diesis minore, La e Mi maggiore nuovamente, dovranno essere ripetuti una sola volta. Proseguiamo, infatti troviamo il Si maggiore, che si fa mettendo l'indice da barré nel secondo tasto e le altre dita fanno un La, quindi premiamo quarta corda, quarto tasto di seconda, terza e quarta corda. Abbiamo un La e poi un Mi maggiore. Vi spiego un attimo la sequenza e poi ve la faccio sentire piano. Infatti abbiamo quindi Mi maggiore, Do diesis minore, La Mi. La prima volta, quindi la prima strofa, due volte, le altre volte solo una volta. Dopodiché abbiamo Si, La e Mi. Adesso abbiamo La bemolle minore, che si fa mettendo l'indice da barré appunto nel quarto tasto e le altre due dita fanno un Mi minore, quindi andiamo a premere il sesto tasto di quarta e quinta corda e poi nuovamente La, Mi. Alla fine di questo accordo abbiamo La e Mi nuovamente. Ve lo faccio sentire tutto piano. Allora, abbiamo una sequenza di La e Mi, ripetuta bene due volte. Questa è la sequenza del oh oh oh, quindi abbiamo semplicemente il parlato. E infatti la sequenza ripete le stesse pennate appunto della strofa. Sono praticamente gli accordi che vanno a ripetersi per tutto il brano. Vi ho detto quindi che appunto sono facili. Se avete una chitarra elettrica e voi appunto volete farla nella maniera appunto corretta, quindi nella maniera davvero molto simile appunto all'originale, dovete andare poi in power chord. Quindi questi accordi che vi ho spiegato praticamente andranno a ripetersi per tutto il brano.
Queste qui ovviamente che abbiamo fatto. Adesso andremo a fare la versione in power chord, ovviamente per seconda e terza strofa. Quindi ovviamente abbiamo appunto l'esecuzione in power chord. Mettiamo il nostro distorsore e andiamo a fare il power chord. Sicuramente il Mi maggiore possiamo farlo normalmente, ma suonando solo le corde più basse. Dopodiché abbiamo il Do diesis minore. Allora, piccola premessa, per la sezione power chord andremo a riferirci, andiamo comunque a prendere spunto entrambi, per evitare di ripetere le stesse posizioni, io vi dirò il tasto che dovrà premere l'indice e quindi ovviamente poi anulare e mignolo sicuramente andranno di conseguenza, quindi ovviamente come punto di riferimento prenderò solo l'indice. Quindi il primo accordo è il Mi maggiore, che si fa quindi normalmente. Do diesis minore, andiamo a premere il quarto tasto della quinta corda. La maggiore, quinto tasto della sesta corda. E nuovamente il Mi maggiore. Come vi ho già detto, qui abbiamo solo una ripetizione, quindi non due volte come nella prima strofa. Dopodiché abbiamo il Si, quindi che si fa nel settimo tasto della sesta corda. La, Mi maggiore. Adesso La bemolle minore, quindi quarto tasto della sesta corda, quinto tasto della sesta corda, quindi andiamo a La, e infine Mi maggiore. Proviamolo a fare. Il Si, io ve l'ho spiegato qui, ma l'ho fatto anche nel secondo tasto della quinta corda. Questo ovviamente è per comodità, io l'ho fatto per appunto come dire, aiutarvi nella scalata, quindi possiamo fare settimo tasto, quinto e poi scendere al Mi, ma io lo potete fare anche nel secondo tasto della quinta corda per praticità o comunque per abitudine e così via. Qui abbiamo nuovamente la sequenza di accordi di La e Mi, sempre nella parte quella dove c'è tutto quel coro. E abbiamo ovviamente gli stessi accordi. Parte nuovamente per la terza strofa, quindi gli accordi sono davvero semplici. La chitarra appunto segue una fase molto simpatica. All'inizio magari accompagna il piano, ma comunque un minimo si insinua, appunto poi ovviamente si fa sentire molto con una presenza sicuramente maggiore nella seconda e nella terza strofa. Quindi questo appunto era tutta la sequenza di accordi e power chord. Spero il video vi sia piaciuto, se è così mettete mi piace, commentate, iscrivetevi e al prossimo video!